Ragazzi, qua un puro sangue in mano, 1-18, perché oggi è venerdì, oggi ne vediamo delle belle, oggi ne vedrete delle belle. BBR, MR, Looksmart, Mini Champs, modellini esclusivi, modellini unici, e questo non lo so dove appoggiarlo, quindi l'ho preso così in mano ed è un puro sangue. Tiratura limitata di 50 esemplari, questo è il numero 32. Colorazione è un light, ma vero light, blu, un azzurro leggerissimo, molto fine, metallizzato, spettacolare ragazzi, è bellissimo. BBR appena uscito, soli 50 esemplari. Ora io trovo un posticino, lo appoggio e proseguiamo con le novità della giornata. 1.43 da sogno, esclusive, perché? Perché sono arrivate le leggendarie 499P, versione 50 e versione 51, corrispettivamente dei due team che hanno reso la storia vera e propria della Ferrari, ragazzi, dopo 50 anni dall'ultima vittoria di Le Mans, qua la vincitrice. E allora ci abbiamo dedicato una vetrina esclusiva per questi tre modelli davvero speciali della Looksmart. 1.43, chiaramente la collezione race, perché? Perché in mezzo c'è una Formula 1 SF23 Monaco GP di un certo Charles Leclerc, con il casco dedicato, con il numero dedicato e con la livrea dedicata al Gran Premio di casa del Monegasco di Charles Leclerc, un grande pilota che noi gli auguriamo sempre il meglio. Qua ragazzi, le due vincitrici di Le Mans della Looksmart in resina, 1.43, sono un qualità-prezzo davvero altissimo, ma soprattutto ragazzi bisogna assolutamente avere nella propria collezione Ferrari e non Ferrari la vincitrice di Le Mans, ma anche i compagni di squadra, perché qua ragazzi il team è composto dalla 50 e la 51 e noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di vederle passeggiare, passare qui fuori con tutti e sei i piloti. È stata un'esperienza unica e davvero indescrivibile, che puoi vivere davvero solo Maranello, quindi siamo davvero fortunati di vivere in questo mondo, di vivere in questo paese che è davvero una ricchezza per l'Italia, ma per il mondo intero, per tutti gli amanti del motorsport e della Formula 1. Ma proseguiamo con le novità, perché oggi sono davvero tantissime, non mi voglio fermare troppo in chiacchiere. Perché? Perché 1.43 ragazzi è un mondo incredibile. Resina, altissima qualità, tirature limitatissime, BBR, Looksmart, insomma, una battaglia tra titani. Daytona SP3 in colorazioni incredibili. Guardate questa, tiratura numerata di soli 30 esemplari, un azzurro pastello, interni beige, banda tricolore. Ragazzi, questa è spettacolare, solo 30 esemplari, noi siamo stati molto lesti nell'averla, davvero spettacolare. Poi Daytona, colorazione grigio metallizzato, grigio Nürburgring con la banda oro, davvero spettacolare. Giallo Modena, interni rossi cattivi, Ferrari rosso e giallo che si mischiano insieme. Questa è una grandissima memoria del passato, perché interni blu, esterno giallo Modena, una versione speciale della SP3 icona, che ha fatto anche realizzare sulla SP2 SP1. Qua ragazzi abbiamo un'altra favolosa 812 competizione A con la banda gialla, colorazione rosso corsa 3-2-2, questa è speciale, è bellissima ed è la versione della 812 competizione motore aspirato aperta, quindi Spider, è davvero incredibile. Ma ce l'abbiamo anche in colorazione giallo tristrato, cioè tre strati di vernice di colorazione gialla diversa che creano questo colorazione giallo effetto gold, che è la meraviglia, è davvero speciale, è davvero bellissimo. Ma non è tutto, perché di 812 competizione A abbiamo anche la versione blu Abu Dhabi con la basetta, ragazzi, in vero carbonio. Guardate il rialzo, guardate il dettaglio del carbonio, è davvero speciale, davvero unica, e soli 48 esemplari. Questo, ragazzi, è un oggetto davvero unico, con gli interni marroni in cuoio, sono meravigliosi, sono davvero stupendi. Poi passiamo a un'altra stupenda, rosso fuoco Daytona SP3, interno beige chiaro, questa è meravigliosa, soli 34 esemplari. Ragazzi, ricerchiamo sempre modelli unici, ricercati e davvero difficilissimi da reperire. Al suo fianco una favolosa 296 GTS. Perché GTS? Perché la versione Spider è davvero spettacolare. Questo è un V6
ibrido che spinge a manetta, modello favoloso, 24 esemplari, colorazione rosso F175, era amatissimo ed è tuttora amatissimo il rosso di questa vettura, perché ci ricorda la stagione 2022 che, diciamocelo, ci ha fatto sognare in Formula 1 con quella vittoria in Bahrain e quell'inizio di stagione scoppiettante. Ma anche quest'anno ne vedremo delle belle assolutamente, e qua un poker d'assi, perché? Perché Luxmart tira fuori le bellissime, stupende Roma Spider in quattro colorazioni e quattro versioni diverse, che sono una più bella delle altre: verde, interni marroni con dettagli bianchi, davvero stupenda, elegantissima; nera sportiva con gli interni rossi, davvero molto tonica e cattiva; rossa con gli interni neri, dettagli gialli, davvero un must have assolutamente per un vero purista Ferrari; blu con interni neri e linee gialle, davvero elegante, speciale e davvero incredibilmente particolare. 1.18 Mini Champs, ragazzi, di una qualità altissima, perché vi dico una cosa: sono un appassionato del mondo Porsche, davvero per me le macchine della Porsche sono davvero incredibili, le autostradali, e qua ne abbiamo una che è storia. 911 992 GT3 RS 2023 Mini Champs. Sappiamo anche che l'ha realizzata la Norev, qua è una grande battaglia, ma due modelli davvero speciali, bellissimi, di un modello davvero unico che ha reso la Porsche davvero storia, storica questa vettura, bellissima e potentissima. Passiamo a un Mini Champs di soli 444 esemplari, e quale se non la Mercedes V14 2023. È bellissima, nera, Lewis Hamilton, Australian GP, tirature numerate di soli 444 esemplari, modello in resina 1.18 della Mini Champs, dettagliatissimo con questo packaging, questa scatola davvero meravigliosa. E qua, ragazzi, una doppietta, perché siamo tutti amanti di VR46. Chi no, chi sì, ma insomma, Valentino ha fatto la storia del motociclismo, ha fatto la storia dello sport motoristico italiano. È un soggetto davvero unico, le sue macchine, c'è poco da fare, sono sempre le più belle. BMW M4 GT3 vittoria di Misano, guardate la bellezza, tiratura numerata 2023, 1.18 Mini Champs, modello speciale, bellissimo, davvero unico. E qua col cofano apribile, perché possiamo notare che sì, il modellino è apribile, questo è davvero speciale, 24 ore Spa, compagno di squadra Augusto Farfus, davvero meravigliosa. E qua un'altra meraviglia, ragazzi, questa è storia, 91 vittorie come il Kaiser, Danke Michael, Michael Schumacher, incluso questo modello. Trovate il tabellone del tempo con la dedica di Lewis a Michael Schumacher e il caschino in scala 1.18 di Michael Schumacher. Questa è una vettura di Winner Eiffel GP nel 2020, Lewis Hamilton, gomma rossa con una livrea forse una delle più belle di sempre della Mercedes, con, ricordiamo, la stella, tra le stelle argento, la stella rossa dedicata al grande Niki Lauda. Questa è una vettura speciale, bellissima, del mondo Mini Champs in 1.18, che noi consigliamo sempre perché è di una qualità davvero altissima. Qua invece andiamo ad affrontare un altro brand italiano, BBR, Maserati, MC20, ragazzi, questo è un modello tutto completamente apribile, metal di cast BBR, qua parliamo di qualità davvero al top, tiratura limitata di soli 50 esemplari, questa è la colorazione bianco audace, il modello davvero è assolutamente stupendo. E pensavate fosse finita qui, invece no. 1.18 BBR e MR Models, qualità altissima, guardate qua, Huracan sterrato, cioè la versione fra virgolette da rally per andare in mezzo al fango con la Huracan, in colorazione verde opaco, dettagli orange e carbon, è davvero spettacolare, una tiratura numerata di soli 99 esemplari, è davvero favolosa. Ma a proposito di Lamborghini, io vi faccio scarrellare direttamente qua, perché questa Urus S in una versione cattivissima e davvero estrema, in un verde militare particolarissima con interni marroni, il tettuccio dove si può vedere il suo interno, ragazzi, è una one-off, cioè
solamente una di questi modelli è stato realizzato ed è davvero un capolavoro ed è davvero spettacolare e noi abbiamo il piacere di mostrarvela e il piacere di averla qui, una di una. Solamente un modello, ragazzi, incredibile. Qua abbiamo invece altre due versioni MR, Daytona Avio metallizzata, una colorazione impressionante con una base in colorazione beige che riprende proprio gli interni, una tiratura limitata di 49 esemplari dove voi potete decidere se metterci sopra il tettuccio oppure no. Insomma, una versione davvero stratosferica, ma anche questa in versione nero, proprio Daytona, come la Daytona SP3, con gli interni rossi, tiratura numerata di 99 esemplari. Diteci voi quale delle due preferite, perché qua è davvero una lotta incredibile. E rimaniamo, anzi andiamo in BBR, perché 812 competizione a White Avus, versione bianco con banda gialla, interni rossi, questa davvero è cattivissima. E come sappiamo BBR mette la tiratura numerata sul retro, questa è la tiratura numerata di 24 esemplari, questa è la numero 13 ed è un modello davvero spaziale. E qua, ragazzi, finiamo con un trittico davvero forte. Puro sangue, verde a betone, tiratura numerata di 66 esemplari in 1.18 in resina con gli interni in color cuoio. È davvero bellissimo, il tetto nero è meraviglioso. 1000 GP, 1000 Gran Premi del mondo Ferrari. Durante il Covid, durante una pandemia bruttissima, qua al Mugello Ferrari realizza i 1000 Gran Premi e Charles Leclerc gli dedica un casco speciale. Questo è un restock favoloso BBR in scala 1.18 ed è davvero tanta tanta roba, come è tanta roba questa bomba finale. Pagani Imola, colorazione grigio matte carbon, colori flash rossi, oro, bandiera tricolore, è davvero pazzesca, della Pagani 1.18 BBR Models, ragazzi, non smette mai di stupire. Modelli unici, rari e soprattutto, ci tengo a dirlo, ricercati. Vi lasciamo il link qui sotto dove potrete scoprirli tutti online nel nostro sito, eccetera. Sono meravigliosi. Io spero il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con tante novità. A prestissimo e forza Motorsport. Ciao!